E ciao a tutti amici, io sono Franco Versa e mi vedete con la maglietta di Bix e alle spalle anche il logo, perché voglio parlarvi di una novità in casa Outer Space. È stato aggiunto un effetto, ma vi dico tutto dopo questa sigla. E come avete visto, questa sigla è stata realizzata con Bluffle Type. Non so se avete notato che il cane si muove. Questa è una grandissima novità. Dopo la possibilità di caricare gli oggetti Object 3D, che ad esempio possiamo ottenere con Blender o tantissimi altri programmi di grafica 3D, è arrivato questo effetto T-Pose. Ma andiamo a vederlo assieme. Ora faccio tutto il percorso così potrete farlo assieme a me. Andate nel sito outerspace-software.com/community/. Arriverete insomma alla community di Bluff Title, dove vi invito a iscrivervi perché avrete il supporto di tantissimi amici, nonché di Michiel, che è uno dei soci dell'Outer Space. E inoltre appunto potreste essere aiutati anche da loro e trovare anche tantissime animazioni che magari non vengono vendute ma vengono postate da altri amici. Qui come vedete abbiamo il nuovo T-Pose Effect. Andiamo qui, leggiamo l'articolo. Scendendo giù adesso andiamo a scaricare questo file, facciamolo assieme, scarichiamo il file ad esempio sul desktop e salviamo, chiudiamo, ecco qua il nostro file e tutti i file di Bluffle Title sono indicati con una M, un numero solitamente, lo andiamo a estrarre, anche qui sempre sul desktop va benissimo, eccolo qua, questo possiamo anche buttarlo adesso, apriamo e troviamo T-Pose, apriamo, ecco queste icone con Bix verdi che finiscono con BT sono le animazioni di Bluff Title. Andiamo a caricare la prima e si apre Bluff Title e guardate che meraviglia, abbiamo la spiegazione di come funzionerà questo effetto. Vediamo, questo è un modello 3D object caricato con questo layer, aggiungi un livello, un modello 3D e questo modello è animato, ma non è solo questo modello animato, qui abbiamo proprio un sistema per andare ad animare qualsiasi modello che inizialmente sia in T-Pose. Questa è una classica posa a T, vedete, perché le braccia sono allargate così, che viene usata tantissimo in 3D proprio per andare alla successiva animazione. Come funziona? Carichiamo il nostro modello con la T-Pose, quindi facciamo nuova presentazione, cancelliamo anche la scritta, apriamo e andiamo sul desktop, andiamo a cercare questa cartella e andiamo dentro la cartella con scritto modelli, c'è solo questo modello, lo andiamo a caricare, eccolo qua, e ecco la nostra T-Pose. Adesso sono in posizione e sono andato a allargare. Questo modello non avrà nulla per muoverlo, quindi andiamo in effetti e andiamo a caricare l'effetto che ora poi vi insegno dove andarlo a inserire. Su Special avremo un nuovo effetto T-Pose, clicchiamo, qua abbiamo una breve spiegazione di cosa bisogna fare, premiamo ok, adesso troveremo qui tutti questi settaggi. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è Setup Show Metric Rotation, scusate ma purtroppo queste indicazioni, quelle con FX, non si possono tradurre, quindi andiamo sul primo. Setup vuol dire che tutte le proprietà per andare a settare l'animazione, mentre le restanti sono proprio quelle per animarla. Quindi incominciamo dalla prima, Show Metric Rotation. Attivando questa prima leva andiamo a attivare questa strana figura. Questa strana figura mostra ciò che nell'uomo può
può essere ruotato e come? Andiamo a vedere. Infatti la seconda setup dice neck. Neck è il collo, quindi clicchiamo. Questi parametri andranno a posizionare questi indicatori per poter muovere il collo. Quindi abbiamo questo che è un asse, come vedete, di simmetria. Poi abbiamo questa che è la posizione di dove inizierà a ruotare il collo e andiamo a posizionare così. Possiamo in questa fase fare anche delle prove, perché se scendiamo, lasciamo la figura così e scendiamo sotto sul primo comando dove non vediamo scritto setup, troviamo add rotation, che sarebbe la rotazione della testa. Quindi cliccando possiamo provare e vediamo, vedete dove ruota la testa? Sulla parte gialla. Se noi la lasciamo ruotata, ritorniamo su neck. Possiamo far scivolare, vedete, questa parte. Questa era quella della simmetria e questa è quella che dice dove ruota. Quindi noi possiamo portare più su in maniera che ruoti solo la testa. Vedremo, infatti, vedete che adesso ruota più su e non ruota anche la parte delle spalle. Ovviamente dovete pensare che questo effetto fa degli stiramenti e modella il vostro disegno. Siccome questo si può applicare a tantissimi modelli e deve fare un compromesso. Quindi andiamo a vedere neck position. Abbiamo appunto, come detto, la zona che ruota. Abbiamo l'asse di simmetria. Eccolo, vediamo qui cosa fa. Andrà a spostare la nostra simmetria in fuori, in dentro, e poi abbiamo questo che lo sposta lateralmente, come vedete. Quindi centrando tutti questi valori avremo una rotazione della testa. Proviamo, ora vedete, ecco qua la testa come ruota. Vedete come è messo l'asse rosso qui, l'asse di simmetria. Scendiamo sotto, abbiamo shoulder che sono le spalle, quindi anche qua possiamo allineare, come vedete, un asse al braccio che prenda tutto il braccio. Quest'altra è una posizione di dove corrisponderà la spalla e questa è un'altra area, vedete che va a allargare un'area attorno al nostro braccio, è l'area che verrà ruotata. Anche qua, se andiamo sotto e facciamo left shoulder rotation, cioè rotazione della spalla a sinistra, potremo provare a vedere se il modello viene mosso bene, cioè vedete questa è l'articolazione e vediamo, ok, che riusciamo a muovere il braccio alzandolo così lateralmente. Lo porto giù così, questo lo alza frontalmente indietro e in avanti, ok? Quindi possiamo fare questi due movimenti della spalla, questa torsione e questa apertura, ecco, tecnicamente non so come si chiamano. Poi troviamo leg position, cioè la posizione della gamba. Anche qua, come vedete, abbiamo un asse centrale da posizionare di simmetria. Questa è la posizione da dove partirà a muoversi la gamba e questa è sempre ciò che va a prendere la figura della gamba. In alcuni modelli diventa un po' più difficile se hanno cose che vanno a toccare l'altra gamba, magari se è un animale con delle zampe grandi. Però dobbiamo ringraziare che questo effetto è incredibile, anche perché ci permetterà di disegnarci con Blender, qualcosa, un modello 3D e richiamarlo qua e animarlo, cosa che finora è stata impossibile. Andiamo a vedere quindi sotto, troviamo.
Allora, la rotazione airborne del braccio, perché il braccio ovviamente oltre che ruotare la spalla deve ruotare anche nella zona del gomito. E ecco qua, infatti, vedete che abbiamo la possibilità di ruotare. La zona dove si piega il braccio è quest'area gialla, che anche questa possiamo posizionare. Il gomito ovviamente si piega anche indietro, non facciamolo, ma magari può essere che in alcuni modelli nostri, se è un polipo, per esempio, potrebbe ruotare un tentacolo anche indietro, invece un essere umano vedremo noi di muoverlo correttamente. E in quest'altro modo invece una torsione, così si ruoterà, come vedete, dal gomito fino alla mano. Per il momento questo effetto non prevede anche una torsione della mano, cioè non c'è un'altra articolazione qui sulla mano. Vedremo in seguito, perché comunque l'Outspace ha detto che in seguito ci saranno altri sviluppi. Poi troviamo Elbow Knee Position, e questo è quello che vi dicevo del braccio. Vedete che qua vado a indicare il gomito, invece qua vado a indicare il ginocchio. Sempre come posizionamenti abbiamo anche neck, è sempre riferito al collo, poi abbiamo arm, quindi braccia, è la parte praticamente che va a escludere sotto, e leg sono gambe. Poi abbiamo joint radius, neck, arm e leg. Anche qua abbiamo un raggio della giunzione sul collo, sulle braccia e sulle gambe. Anche qua vedete, ecco qua che si va a regolare. Stesso qua, vedete, fa dimensionare praticamente l'area dove si piegherà, se è più stretta o più ampia. Anche questo dipenderà anche dal nostro modello. Allora andiamo a vedere la torsione del gomito sul braccio destro, ovviamente speculare, quindi gamba, ecco qua la gamba, vedete che la torsione la fa qui sulla parte gialla, eccolo qua, in avanti e indietro. Ovviamente un po' il modello sembrerà un po' gommoso, alle volte risulterà, però è una cosa secondo me eccezionale. Vediamo, l'altra è l'area del ginocchio, per finire all'apertura invece della gamba, non più un movimento come era sul braccio così, ma un movimento di apertura, di torsione della gamba. Con questo potremo andare anche a dare delle posizioni plastiche al nostro modello e lasciarlo fermo, ad esempio seduto su una scritta, non necessariamente animato. Poi abbiamo appunto la stessa cosa sull'altra gamba. Poi abbiamo un'animazione. Questa è interessantissima perché andrà a dare 0, non c'è nessuna animazione. A 1 inserirà un'animazione in automatico di corsa del nostro modello. Ovviamente se questo è umano, questi, diciamo che questi modelli sono tutti in figure umane, come detto, però se disegnate un robot va bene lo stesso. Con il numero 2 invece abbiamo questo, che sarebbe una specie di dance, così come avete visto io nel cane l'ho utilizzato per nuotare, perché a me sembra più qualcuno che sta a galla, come vedete. E dopo andiamo a vedere l'altro cursore. Questo qui è la velocità dell'animazione, quindi vedete, verso 0 è velocissimo, su valori piccoli, poi a un certo punto andrà a rallentare. Non so se possiamo forzare anche valori molto più alti, come vedete, e quindi farlo quasi in slow motion, se lo facciamo 10, ecco. E quindi, come avete visto, possiamo animare il nostro modello in due modi. Quindi torniamo innanzitutto qui su 0, qui numero 1 dà l'allineamento, ma possiamo muovere il nostro modello. Invece con il numero 2 ci dà la T-pose statica, che non possibile animare proprio per l'allineamento. Sul numero 0 potremo andare a animare noi il nostro modello. Allora,
sul numero 0 per animare il modello, andremo semplicemente a creare dei keyframe sull'elemento da muovere. Ad esempio, se io voglio muovere un braccio, andrò su shoulder, ad esempio se voglio alzare, muovere la spalla, così, e quindi avrò animato quell'elemento. Ovviamente in questa timeline possiamo muovere più cose contemporaneamente. Se io vado su una gamba, per esempio, voglio muovere qui una cosa più velocemente, anche i due elementi che compongono la gamba, vedete? E ecco qua abbiamo i due movimenti assieme, ok? Attenzione che qua, avendo un keyframe, dovremo copiare questo e riproporlo qui, e questo braccio muoverlo dopo. In questa maniera avremo la gamba che si alza e il braccio che si abbassa contemporaneamente. Non so, potremmo qui ruotare anche la testa, per esempio, magari la ruotiamo in basso così, e ecco qua i movimenti. Questa è un tipo di animazione. Un altro tipo di animazione, adesso vado a cancellare i keyframe, è quella invece di attivare con l'animazione, pattern di animazione, ad esempio aumentiamo la velocità e facciamo la corsa. Questa corsa sarà sempre ripetuta in automatico. Ovviamente noi andremo a prendere il nostro modello, ruotarlo, tutti i parametri, chiamiamoli normali, vado a posizionare il mio modello qua, mi sposto nel tempo e semplicemente sposto il mio modello, e qui tra i due punti avrò la corsa del modello. L'unica cosa da fare attenzione sarà che lo spostamento dovrà equivalere anche alla velocità con cui muovo le gambe, perché altrimenti, vedete, bisognerebbe cercare di calcolare che questo spostamento corrisponda anche a uno spostamento in piano. Forse questa è un po' la cosa più difficile, per non veder volare o scivolare il nostro modello, però è eccezionale. Come fare questo in altri modelli? Ecco, andiamo in questo sito, proviamo con questa donnetta. Questo sito è ericmodel.com. Alcuni modelli ovviamente sono gratuiti, altri no. Ecco, scarico questa, mi scrivo donna e la scarico sul desktop. Qui ovviamente avrò la cartella zippata, la vado a estrarre, andiamo a vedere cosa c'è. Avrò l'object, avrò MTL materiale, e è necessario che resti all'interno della stessa cartella, poi adesso vi faccio vedere perché. E poi abbiamo anche texture JPEG, perfetto, ora vi faccio vedere entrambi i passaggi. Quindi da un show nuovo di Brave Title carichiamo un modello 3D, andiamo a cercare il nostro modello della donna sul desktop ed eccolo qua. Come vedete, essendoci il materiale, mettiamo un colore di fondo, ecco, che si veda meglio la donna. Come vedete, essendoci MTL, il materiale, all'interno, il modello viene già testurizzato. Facciamo la prova se invece questo MTL non ci fosse. Lo vado a spostare fuori. Guardiamo cosa succede. Semplicemente vi trovate con il modello bianco, come vedete. Eccolo qua. Quindi in questo caso cosa potrete fare? Andare qui e andare a cercare se c'è la texture JPEG, aprirla e, come vedete, riviene ritesturizzato. Adesso andiamo qui sulla bacchetta, andiamo a aggiungere da effetti speciali, adesso vi faccio vedere dove dovete copiare l'effetto T-Pose, apriamo e ripetiamo l'operazione che abbiamo fatto prima, cioè attiviamo la metrica e andiamo a riposizionare il collo della donna, ecco la rotazione della testa, anche laterale, anche
in su e in giù. Possiamo andare a crearci l'animazione con il nostro modello che si muove. La cosa importante quando scaricate dalla community l'effetto T-Pose con le animazioni, questo effetto, eccolo qua dove è scritto T-Pose CFX e questa che è semplicemente l'anteprima, dovete copiarlo su C Program File Outer Space Bluff Title e Media, troverete la cartella effetti. Qua dentro su Special dovete copiare questi due file. Perché su Special? Beh, intanto in questa maniera quando caricate il vostro modello, ad esempio questo è un pasticcio che ho fatto io, quando vado a caricare l'effetto so che lo troverò all'interno di Special e eccolo qua T-Pose. Inoltre quando Bluff Title verrà in futuro aggiornato, la posizione di riferimento di questo effetto sarà proprio all'interno di questa cartella, quindi se voi lo mettete da un'altra parte ve lo troverete doppio perché l'Outer Space lo inserirà qui, quindi ripeto Bluff Title Media Effect Special, che sarà un riferimento per tutti. E allora ringraziamo tutti assieme l'Outer Space, chi ha la licenza per il programma Bluff Title può andare a scaricare questo effetto dalla community, vi inserirò il link, per gli abbonati lo inserirò direttamente in Mega. Io vi ringrazio di avermi seguito, mi raccomando mettete un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e cliccate anche quella campanella. Ciao, alla prossima!